Giovedì Sport continua il suo appuntamento fisso della giovedì sera su TVL per parlare di calcio di Serie C, ma non solo, scendiamo anche nelle categorie dilettanti, in questo momento ancora minato dal coronavirus e soprattutto in un momento in cui ancora non sono state prese decisioni definitive sul proseguo della stagione oppure sull'annullamento di questo campionato. Vedremo nei prossimi giorni quali saranno i risvolti delle varie riunioni che ci saranno. Intanto però questa settimana abbiamo avuto ospite fra noi il difensore della Pistoiese, Vincenzo Camilleri. Sì, Vincenzo Camilleri che ha parlato tanto del suo passato, di dove è cresciuto calcisticamente, ma soprattutto ha parlato anche un po' di futuro e noi speriamo sia sempre in arancione, ha lanciato un po' una palla, vediamo se la società accoglierà la richiesta anche di Vincenzo, soprattutto di rivedere un arancione anche nella prossima stagione. Tra di noi si è creato un certo legame, sia tra di noi che con la tifoseria, piano piano la cosa è stato un crescendo pure lì. Sarebbe sicuramente una cosa positiva ripartire da una base importante. Poi queste cose sono scelte che farà la società, toccherà fare a loro, insomma, però sarebbe una cosa positiva perché si è creato un bel gruppo importante su tutti i punti di vista. E quando si creano questi gruppi vuol dire che gli uomini ci sono oltre che i calciatori, e quello è una cosa molto importante. Rifaresti la scelta di Pistoia? Sì. Ti stai allenando nonostante ci sia questa incertezza, insomma. Sì, ci si allena il pomeriggio. Fino a poco tempo fa, fino a qualche giorno fa, tutti insieme, col preparatore, in videoconferenza, come siamo adesso. E niente, penso che vediamo se durerà ancora questa cosa. Però ci si allena per ora. Per quello che possiamo fare, sembra un po' difficile che si possa ricominciare in Serie C, ma io penso pure in Serie B, quindi vediamo, aspetteremo. Sicuramente la volontà nostra sarebbe quella di tornare il più presto possibile a giocare e a divertirci, perché questo ci manca, penso a tutti noi, pure uno svago,